vaccinale, pronti oltre 60.000 euro per la manutenzione delle aree verde. Saranno utilizzati i fondi del decreto per il Sud. Casa Mia, storica struttura di accoglienza per anziani a rischio sgombero. Urgono lavori di messa in sicurezza prescritti dai vigili del fuoco. A Cireale ancora assente a partire il progetto di sorveglianza dinanzi agli istituti scolastici comunali che coinvolge i percettori del reddito di cittadinanza. Il consigliere Poco lancia un nuovo appello. L'informazione di TG Reporter e benvenuti a questo nuovo appuntamento. All'interno di questo nostro telegiornale ci occuperemo anche delle segnalazioni nella consueta rubrica Il cittadino segnala, con una discarica presente in pieno centro. Torniamo difatti a parlare, a distanza di un mese, della mancata bonifica dell'intera zona Acese. E sarà invece un acese, Placido Calì, chiamato a realizzare la statua in onore a Lucio Dalla e Franco Battiato, omaggio che Milo fa ai due cantautori. E per quanto riguarda lo sport, calcio, la Cireale Calcio continua con i movimenti di mercato, ufficiale l'acquisto di un centrocampista. Ma apriamo questo nostro telegiornale parlando di verde pubblico. L'amministrazione comunale punta alla riqualificazione di questo. Saranno sfruttati i fondi del decreto del Sud. Vediamo. Sarà un intervento di riqualificazione del verde pubblico che ad Acireale riguarderà tre piazze ed una villa. Si tratta delle piazze Garibaldi, cuore della città, dove nelle aiuole ormai non cresce più neppure l'erba. Poi piazza Francesco Patanè, luogo acquisito nel patrimonio comunale dopo un accordo bonario con i proprietari, a conclusione di un lunghissimo contenzioso. Quindi piazza Santa Chiara, luogo nel quale si sta puntando per il miglioramento della vivibilità. E infine la Villa di Guardia, per la quale già alcune settimane fa, in sede di programmazione del bilancio, la consigliera Rosaria Pittera si era adoperata per la dovuta attenzione. Si sfrutterà quindi la somma di 61.196 euro destinati al Comune di Acireale nel corso del 2020 nell'ambito del decreto del Sud, che ha previsto fondi per la realizzazione, riqualificazione di investimenti in contesti sociali e opere pubbliche. L'ente acese così, su atto di indirizzo dell'assessore alle manutenzioni Salvo Grasso e del sindaco Stefano Alì, ha inteso puntare sul verde pubblico, scenario che da sempre costituisce un'annosa questione, non avendo a disposizione tutto il personale necessario per un'adeguata cura dei luoghi, che peraltro nella città di Ace Galatea sono particolarmente numerosi. Il progetto messo a punto prevede di attenzionare pure nelle ville citate l'arredo urbano, i camminamenti e l'illuminazione, in maniera da poter rendere fruibile al meglio gli spazi in questione. Si va così verso la gara di appalto che vedrà in lizza tre operatori del settore chiamati ad un'offerta al ribasso. I lavori previsti dovranno essere infine portati a compimento entro due mesi. A rischio sgombero Casa Mia, la storica struttura di accoglienza per anziani gestita da Cireale dalle piccole sorelle dei poveri. È una corsa contro il tempo. La storica struttura, inaugurata nel dicembre del 1970 lungo il viale dello Ionio, siamo sulla SS 114, rischia di chiudere i battenti, essendo in ritardo con i lavori di adeguamento e messa in sicurezza che gli uffici comunali, su input della prefettura, hanno prescritto agli amministratori della casa di accoglienza e riposo per anziani, una casa che vive di donazioni. I lavori di ristrutturazione eseguiti negli ultimi anni, a quanto pare, costati qualcosa come 3.400.000 euro, non sarebbero stati sufficienti ad ottemperare agli obblighi previsti dalle normative antincendio. Problematica questa rilevata dai vigili del fuoco nel corso di un sopralluogo effettuato nei mesi scorsi. L'aver rilevato carenze in termini di sicurezza ha richiesto altri interventi per la sicurezza dei luoghi. Lavori per i quali gli uffici comunali hanno fissato una data di scadenza, il 9 ottobre, termine perentorio. Oggi, in vista della suddetta scadenza, constatata l'impossibilità di completare i lavori entro questa data, si registra l'intervento della società San Vincenzo De Paoli, che nella speranza di scongiurare lo sgombero, ha chiesto ufficialmente al comune di Acireale una ulteriore proroga, così da consentire l'ultimazione degli interventi, evitando lo sgombero e l'interruzione del servizio agli assistiti. La lettera proprio stamane è stata recapitata al sindaco Alì, che girerà il tutto agli uffici comunali competenti. L'auspicio è che lo sgombero possa essere evitato, ma i rappresentanti della struttura
dovranno dimostrare che, in attesa del completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza, vengano messe in atto delle cosiddette misure compensative. La cronaca adesso: Guardia di Finanza in azione nel Calatino, i militari delle Fiamme Gialle a conclusione di una complessa attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica di Caltagirone hanno deferito a piede libero in concorso tra loro due cittadini calatini, madre e figlio, noti imprenditori operanti nel settore della vendita di carburanti e della ristorazione da asporto della zona, per l'ipotesi di reato di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Caltagirone hanno ricostruito e portato alla luce, tramite accertamenti bancari, escussione di persone informate sui fatti, disamina di bilancio e documentazione contabile, nonché analisi di atti notarili di compravendita, un articolato sistema finalizzato a consentire ai due sodali di appropriarsi, nell'arco di 3 anni, di 3 immobili di pregio siti nel cuore della zona commerciale di Caltagirone, il cui valore è stato stimato in oltre 300.000 euro, nonché liquidità per oltre 327.000 euro. A Trecastagni, invece, i carabinieri della compagnia di Acireale hanno arrestato 2 persone che si erano impadroniti di attrezzature in un cantiere edile. Si tratta di un 28enne ed un 40enne di San Pietro Clarenza, responsabili di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. I due intorno alla mezzanotte si sono introdotti all'interno di una villetta in costruzione, ma sono stati scoperti da un automobilista in transito che ha prontamente avvisato i carabinieri. I due sono stati catturati in flagranza di reato. Spostiamoci adesso a Giare, dove ieri ha riaperto ufficialmente il pronto soccorso. Alla presenza del direttore generale Maurizio Lanza e del direttore sanitario Rapisarda è stato restituito alla cittadinanza il servizio. Allo stesso tempo si scioglie il comitato cittadino Giare, rivogliamo l'ospedale. A poco meno di una settimana dall'inaugurazione, il rinnovato pronto soccorso dell'ospedale di Giarre riapre le porte. Una tappa importante: oggi i tempi sono stati rispettati, oggi appunto la riapertura del pronto soccorso di Giarre. Siamo qui per essere vicino ai nostri operatori, alla gente che si sacrifica tutti i giorni nelle nostre strutture, perché sappiamo bene che in determinate condizioni si lavora in difficoltà, perché sono stati fatti grandi errori nella programmazione e si sa che mancano medici di pronto soccorso, mancano cardiologi, ma l'assistenza va sempre data, comunque e sempre. Abbiamo avuto grande risposta da parte dei nostri capi dipartimento, i nostri direttori che si sono adoperati per permettere questa apertura, grazie anche alla collaborazione di altre aziende cittadine che ci hanno offerto delle convenzioni per avere personale di difficile reperimento, come ad esempio gli anestesisti. Un grazie particolare al Policlinico, ma anche a tutte le altre aziende che ci forniscono personale di difficile reperimento. È una bella vittoria per tutti i cittadini, perché avere un pronto soccorso più vicino significa la possibilità di salvare qualche vita umana in più. Non è stato semplice, perché qualche criticità c'è, nel senso che voi sapete che c'è carenza importante di medici di pronto soccorso e di medici di rianimazione. Stiamo cercando in qualche modo di provvedere, soprattutto per quanto riguarda i rianimatori, con le convenzioni con le grandi aziende ospedaliere cittadine. Per il resto, ovviamente, noi ci abbiamo messo molto impegno. È chiaro che ci ha messo molta disponibilità l'assessorato, il desiderio del Presidente della Regione di vederlo aperto, che è stato un pungolo positivo che ci ha spinti ad arrivare a questi bei risultati. La struttura è dotata di una zona triage con percorsi dedicati per i codici colore, per il codice rosa e per l'eventuale gestione dei pazienti Covid. 4 i posti letto della sala per l'osservazione breve intensiva, operative anche 2 ambulanze, in progressivo incremento le risorse professionali, e conclude la sua funzione il PTE di Giarre. È una data importante per Giarre, diciamo, questo punto territoriale, perché è importante, quali saranno le emergenze che accoglierà questo pronto soccorso? Sicuramente è una data importante, perché 7 anni fa quasi avevamo tolto il diritto alla salute a tutti i cittadini del comprensorio, e questa era stata una scelta scellerata, dal momento che Giarre e dintorni raccoglie un bacino di utenza di oltre 100.000 abitanti.
per cui poi grazie alla politica di oggi, al governo regionale, al presidente della regione, l'assessore Razza e a tutto il direttore generale, al direttore sanitario aziendale e a tutto il suo staff, questo sogno per i geresi e per tutto il comprensorio si è potuto realizzare. Quindi diciamo che era un diritto che ci era stato tolto e che oggi giustamente ci è stato ridato. Per il momento noi siamo un ospedale che può, non siamo un ospedale, un presidio ospedaliero di base, quindi non siamo un DEA e possiamo far fronte alle urgenze, però è chiaro che non abbiamo il circuito del Stroke Unite, dell'infarto e per i politraumatizzati, per cui al momento sicuramente non porteranno qui questo tipo di pazienti. E il comitato cittadino Rivogliamo l'ospedale finisce quindi qui il suo compito? Ufficialmente sì, alle 14:30 circa abbiamo di fatto assistito alla presenza del direttore dell'ASP che il servizio è ripreso. Un servizio che è ripreso, diciamo, tra molte perplessità ancora da parte nostra, perché la presenza necessaria di molte figure specialistiche nell'ambito del pronto soccorso per le emergenze e urgenze sta facendo sì che vengano di fatto però depotenziati, diciamo, dei servizi ospedalieri. A quanto pare non si potrà più procedere ad interventi chirurgici, anche se piccoli, e la stessa cosa vale per l'ortopedia. E la cardiologia è in grosso affanno perché mancano i cardiologi che assicuravano i servizi ambulatoriali ospedalieri. E mancano appunto gli anestesisti e quindi noi dovremmo, di fatto ufficialmente siamo sciolti, però continueremo a monitorare almeno per una fase di rodaggio come sarà avviato il servizio per le emergenze e urgenze e per quanto riguarda anche gli altri servizi. Ed in tema Covid, il Comitato Tecnico Scientifico ufficializza le nuove misure. Per quanto riguarda i cinema e i teatri, ok alla capienza, l'80% al chiuso, 100% all'aperto. Per lo sport al 75% negli stadi, 50% nei palazzetti. Nessuna limitazione invece per l'accesso ai musei. Per quanto riguarda invece i contagi sull'isola nelle ultime 24 ore, sono 227 nuovi casi a fronte di 12.277 tamponi processati. L'incidenza scende all'1,8%, il giorno precedente era al 3,9%. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 390, ma si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi a 6.792. Sul fronte ospedaliero sono adesso 615 ricoverati, 8 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 72. Qui invece si evince un calo di un solo dato. Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo ieri ha registrato 73 nuovi contagi, dunque guida la graduatoria, mentre Catania invece ne ha registrati 50 nuovi casi e Siracusa 39. Adesso ci fermiamo per un primo stacco pubblicitario, a tra poco con la seconda parte del nostro telegiornale. Come eravamo? Rassegna di eventi del passato. Nel mese di ottobre, sabato 2, documentari sulle ACI, tra acqua e fuoco e il Museo del Castello di ACI. Sabato 9, Cinenostrum premia Ennio Morricone, ricordo di Nino Milazzo. Sabato 17, il mondo dei cantastorie e Luigi Di Pino cantastorie del XXI secolo. Sabato 23, film La vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono, girato ad Acireale. Sabato 30, le fiere di ottobre. Fiera del giocattolo o dei morti e Ottobrata di Zafferana. Come eravamo? Storia del nostro passato. A cura di Mario Musmeci e Giulio Vasta. Tutti i sabato in prima serata alle 21:10. In replica domenica alle 17 e il martedì alle 23 su Etna Channel, canale 115 del digitale terrestre. Il
Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Le Otta Ceramiche. Storia d'arredi da oltre 50 anni. Le Otta Ceramiche, da sempre solo prodotti di alta qualità per arredare e rendere più confortevole la tua casa. Oggi abbiamo ampliato il settore dell'arredo casa, offrendo oltre a ceramiche, rubinetterie e sanitari, parquet, tendaggi, tessuti, carte da parati, infissi e porte. Ci trovi in via Sclafani, a 500 metri dal casello autostradale di Acireale. Aperti dal lunedì al sabato. Le Otta Ceramiche, la tua casa è il nostro orgoglio. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato H24. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Pianeta Mare, il pesce, come lo volete. Fresco appena pescato, pronto cuoci o direttamente cucinato. Scegliete voi. Siamo specialisti nella sfilettatura, fidatevi. Se gustate i sapori del mare, siete approdati nel pianeta giusto. Frutti di mare, pescato giornaliero, stocco e baccalà, sughi preparati, marinati e piatti espressi. Gastropescheria Pianeta Mare, di Carmelo Trovato, via dei Casali di Aci 6, Aci Platani. Per info 095 16 95 16 05. Servizio a domicilio, forniture per ristoranti e comunità. Pianeta Mare, un mare di piacere a tavola. Home Store, sentirsi a casa. Home Store, Home Store, la casa qui per voi. Home Store, su tre piani, un grandissimo assortimento. Linea Home, con meravigliosi accessori per la casa. Abbigliamento uomo, donna, bambino, calzature, intimo e accessori. Home Store, Home Store, l'abbigliamento e l'intimo che puoi. Scegli quel che vuoi. Ingresso da Viale Cristoforo Colombo 46 o da Via Sclafani 59. Aperto anche la domenica. Sentirsi a casa. Grande assortimento di abiti per cerimonia. Domenica dalle 14.45 ritorna diretta dallo stadio su Radio Etna Espresso e su Etna Channel gli incontri di calcio della Cireale commentati da Daniele Trovato con Antonio Panebianco, aggiornamenti dalla Serie D e collegamenti con vari campi siciliani. Puoi seguirci anche sull'app Radio Etna Espresso, su Facebook e Twitch, in streaming in tutto il mondo. Domenica appuntamento alle 14.45 con diretta dallo stadio. Ad Acireale stenta ancora a partire il progetto di sorveglianza dinanzi agli istituti scolastici comunali che coinvolge i percettori del reddito di cittadinanza. A lanciare un nuovo appello è il consigliere Alessandro Coco. A scuola avviata già da qualche settimana, ad Acireale tarda a partire il servizio di sorveglianza che coinvolge i percettori del reddito di cittadinanza. Il tutto rientra nel progetto Un amico a scuola, avviato lo scorso anno in 15 istituti di competenza comunale, riproponendolo anche quest'anno ma nel doppio degli istituti. Cittadini, beneficiari del sussidio di Stato, aventi il compito di regolare gli ingressi e le uscite degli alunni durante le ore di punta, coadiuvando gli agenti della Polizia Municipale. Percettori del reddito già formati e pronti, ma un cavillo burocratico pare abbia bloccato il servizio e a voler tenere alta l'attenzione su questo argomento è il consigliere comunale Alessandro Coco. Quello che faccio è l'ennesimo appello all'amministrazione comunale, come fatto anche in consiglio. Questo progetto, che è un progetto intelligente, utile e importante,
che non è al primo anno ma al secondo, non è ancora partito e la scuola è già iniziata da 2 settimane, non arrivano rassicurazioni chiare e intanto appunto i disagi in tutte le scuole acesi continuano all'entrata e all'uscita, specie dove ci sono i bambini più piccoli. Devo dire, avendo parlato, essendomi confrontato con gli uffici, che i servizi sociali hanno già predisposto tutto, addirittura questo progetto che io caldeggiai già l'anno scorso e che aveva risposto alle esigenze di 14 scuole sulle 29 comunali, utilizzava 30 percentuali di reddito di cittadinanza, un amico a scuola è il titolo che era stato deciso dall'amministrazione. Quest'anno addirittura si cercherà, vediamo come finisce la storia, di raddoppiare e sono 60 le persone individuate, in modo da poter coprire tutti gli istituti di competenza comunale. Il discorso è che nonostante il progetto sia stato già portato avanti dalla Polizia Municipale, che forma anche queste persone, nonostante siano state appunto prima individuate queste persone, ora ha delle problematiche di tipo burocratiche che lo hanno stoppato e quindi stiamo aspettando di capire in realtà quando questo progetto inizia, perché siamo già, ripeto, a scuole iniziate, i disagi sono tantissimi, sta anche la conformazione delle strade a ridosso delle scuole e dobbiamo evitare il più possibile i pericoli. Si spera in una sua risoluzione immediata, visto che ottobre è ormai alle porte e le lezioni a scuola sono entrate negli orari pieni. Un servizio utile anche per i percettori del reddito, afferma Coco, in quanto comprendono la doppia utilità. Da quello che ho capito, perché c'è una sorta di rimpallo tra i vari uffici, siamo fermi alla responsabilità di alcuni aspetti di lavori pubblici, nel senso che devono essere ancora completati gli iter formativi e assicurativi, credo, e medicali, se così si può dire, per alcuni di questi percettori del reddito di cittadinanza. Tra l'altro il progetto, oltre a essere, ed è soprattutto questo, utile per la sicurezza dei bambini, è anche un modo intelligente di impiegare delle risorse che altrimenti resterebbero fermi, quindi i percettori di reddito di cittadinanza sono in questo modo utili alla società e credo che, come è stato l'anno scorso, sono ben contenti di fare qualcosa di positivo per la loro comunità. Questa sera, con inizio alle 18.30, torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Acireale. Si riparte con la presentazione del nuovo assessore Giovanni Raciti, nominato dal sindaco AD la scorsa settimana in sostituzione del dimissionario vice sindaco Carmelo Grasso. Quindi spazio alla mozione sulla marcia della pace presentata dalla consigliera Marino. A seguire la delibera sulle agevolazioni tarie e IMU per le utenze non domestiche. E a proposito di Consiglio Comunale, si registra un cambio fra le fila dei consiglieri comunali di maggioranza d'ACI Sant'Antonio. Orazio Torrisi subentra Giuseppe Santamaria, attuale assessore comunale, dimessosi dal ruolo di consigliere. Il sindaco Santo Caruso augura un in bocca al lupo a Orazio Torrisi. Sono lieto, dice, di accogliere un nuovo nome fra le fila dei consiglieri. Sono certo che il suo apporto sarà importante, frutto di un impegno che saprà mettere a disposizione del Consiglio e prima ancora dei sant'antonesi tutti. C'è bisogno di senso di responsabilità e di capacità di mettersi al servizio degli altri e di sicuro sono doti che non mancheremo di vedere nel corso dei prossimi mesi. E occupiamoci adesso della rubrica Il cittadino segnala. Si riaccendono i riflettori su via Cavour ad Acireale. Ad un mese dall'ultima segnalazione è ancora presente una discarica. È passato un mese da quando la nostra redazione ha raccolto la segnalazione di un residente che denunciava l'abbandono di 2 tavolini in plastica abbandonati sul ciglio della strada a pochi passi dal cinema Margherita in via Cavour. Ebbene, dopo 30 giorni da quel servizio, quell'angolo della strada si presenta degno di una succursale da supermarket. Eccolo in tutta la sua eleganza, un bellissimo carrello della spesa stracolmo di spazzatura. Un pensiero gentile, quello dell'incivile di turno, forse pensando di agevolare le operazioni di rimozione con una semplice spinta al carrello. Ai tavolini si sono aggiunte le sedie in plastica, un elettrodomestico non meglio identificato e buste di spazzatura. Proseguendo lungo le viuzze poco distanti, via Alessi e via Cosentini, lo scenario non cambia. Spazzatura, spazzatura ovunque. Spazzatura sotto le fontanelle vicino al teatro dell'Opera dei Pupi, la via Alessi, delizioso scorcio accese e falsamente valorizzato e poi abbandonato a se stesso. E poi la via Cosentini, dove i residenti hanno più volte segnalato l'erba incolta e i sacchi della spazzatura abbandonati in ogni dove.
L'inciviltà, quella sicuramente esiste, ma il menefreghismo e l'arroganza di chi vuole nascondere la testa sotto la sabbia ci fa indignare, ci scrive un cittadino. A pochi passi c'è una delle biblioteche più antiche e preziose della provincia, la chiesa di San Domenico, Piazza Duomo. Continua il nostro ascoltatore che si è fatto portavoce del disagio condiviso da tutti i residenti della zona. Ma che tipo di piega deve prendere questa situazione prima di ricevere un minimo di intervento? Chi dobbiamo chiamare per essere ascoltati? Forse questo è ciò che ci meritiamo, avendo dato fiducia alle persone sbagliate, assolutamente inadeguate al ruolo affidato loro. Continueremo a segnalare e troveremo un modo per farci ascoltare. Siamo stanchi, amareggiati e delusi. Questo non può essere il modo appropriato per amministrare una città con più di 50.000 abitanti. Tra questi ci sono molti incivili, ma l'incompetenza di chi amministra è imbarazzante. Ci fermiamo per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti i mercoledì sera, in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16, e la domenica alle 23, su Etna Channel. Stasera al teatro. Gaspare Carni, un'azienda familiare al servizio della qualità a tavola. Curiamo i bovini nel nostro allevamento, nutrendoli in modo naturale, direttamente. Garantiamo i migliori tagli per le esigenze richieste. La salsiccia in varie specialità, semplice, condita o al finocchietto. E giornalmente tanti prodotti pronto cuoci, con una grande scelta di involtini squisiti. Su richiesta falso magro, pollo ripieno o qualsiasi specialità che desiderate. Gaspare Carni, ad Aci Sant'Antonio in via Roma 2830. Locali sanificati costantemente. Sapori e bontà. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Aci Reale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Aci Reale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Prime emozioni, dal corredino neonati all'abbigliamento fino a 12 anni. Vieni a provare Capi e Convenienza. Prime emozioni, grande assortimento di abiti per cerimonia anche personalizzati e su misura. Adidas, Puma, Pyrex, Paris Hilton, Dutch e tanti altri marchi importanti. Prime emozioni, siamo ad Aci Reale in via Salvatore Vigo 116. Fatti un piccolo regalo destinando il 5 per 1000 alla Misericordia, perché la Misericordia sei anche tu. Dona il tuo 5 per 1000 per la nostra comunità, per aiutarci ad aiutare. Anche in questo tempo di pandemia, le Misericordie sono al tuo fianco. Ora puoi fare anche tu la tua parte. Aiutaci ad aiutarti. Dona il tuo 5 per 1000 alla Misericordia di Aci Reale. Dal 1979, a servizio della vita. Scegli il sostegno del volontariato scrivendo il codice fiscale 810 057 30 874. Grazie di cuore. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo, del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Aci Reale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Matt, che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è me mondasso già tutte cose?
E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! È un sogno, la Sicilia traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? Una caduta costata al comune di Acireale circa 14.000 euro, una vicenda che si è conclusa con il pagamento della somma dopo 8 anni dall'accaduto. Via libera del comune di Acireale al pagamento di un risarcimento ad una donna caduta nella piazza di Scilichendi, vicenda accaduta nell'estate di 8 anni fa. A provocare il rovinoso ruzzolone fu un lucchetto posto a chiusura di una botola presente nei pressi di un beverino pubblico. La domanda risarcitoria della vittima è stata in parte accolta dal giudice, il quale ha dichiarato il concorso casuale colposo della stessa nella vicenda, condannando perciò l'ente Acesa al pagamento di 13.138 euro per danno non patrimoniale, oltre gli interessi maturati a decorrere dalla data dell'incidente, rivalutati di anno in anno sulla base degli indici vigenti, considerando pure le spese sanitarie sostenute. Le spese per le consulenze tecniche, nonché le restanti, sono state invece suddivise fra le parti. Al tirar delle somme, l'esborso dalle casse comunali è stato quantificato in 14.607 euro. Sarà Placido Cadì, 43 anni, originario di Acireale, a realizzare la statua raffigurante Lucio Dalla e Franco Battiato, omaggio dalla città di Milo ai due cantautori che più di chiunque altro hanno portato lustro al piccolo comune pedemontano. Ieri al Museo Virtuale di Milo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto di realizzazione della statua di bronzo a grandezza naturale dedicata a Lucio Dalla e Franco Battiato, promosso dalla Proloco di Milo con il patrocinio del Comune, dell'Umpli, dell'Unione Nazionale Proloco d'Italia e del Parco dell'Etna. A realizzare l'opera su bozzetto dell'artista Gianfranco Lapira sarà lo scultore acese Placido Cadì. Un momento importante perché finalmente Milo realizza un sogno, quello di realizzare una statua che rappresenta i due grandi artisti scomparsi. Un sogno nato innanzitutto dallo slogan di questo paese che recita benvenuti a Milo, paese dell'Etna Bianco Superiore e della musica. Musica che a Milo significa Franco Battiato e Lucio Dalla. Circa 2 anni fa ci siamo resi conto che questa era una grossa mancanza che i cittadini di Milo sentivano. Il fatto di non avere una statua di Lucio Dalla in piazza. E così avviamo questo progetto. Nel frattempo purtroppo viene a mancare anche Franco Battiato e questo progetto si trasforma. La statua sarà dedicata a entrambi che sono intorno a un piano. Come ho detto verrà collegata nella piazza di Milo e darà la possibilità ai visitatori di poter fare delle foto con due sponde, uno dalla parte il mare e dall'altra la parte montagna. Sarà interattiva, significa che il visitatore si potrà sedere e fare la foto assieme a loro, come se facesse parte di questo quadro ideale. L'idea nasce da un sogno. Lucio Dalla sicuramente da una decina d'anni si trovava seduto a questo pianoforte alla ricerca di una melodia nuova. E probabilmente era bloccato, l'accordo giusto non veniva fuori e quindi purtroppo a maggio arriva Franco Battiato, ascolta quello che Dalla sta componendo e riesce a trovare l'idea risolutiva per comporre questa melodia, stavolta siglata dai due nomi. E quindi Franco, prendendo in prestito le parole di Lucio, dice: vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. Lucio non rimane indietro. Egli risponde ancora una volta prendendo in prestito le parole di Franco: perché tu sei un essere speciale. E lo consegna a Dio dicendo: e Dio avrà cura di te. Sarà un'opera interattiva, verrà realizzata in bronzo in fusione a cera persa. L'opera abbiamo un anno per realizzarla, quindi l'estate prossima verrà installata proprio nella piazza poi principale del comune di Milo.
E il modellato e la scelta delle sculture hanno parecchia simbologia, è stato studiato un po' dalla postura dei due cantanti a tutto quello che riguarda anche l'installazione, perché Franco Battiato guarderà verso la montagna mentre Lucio Dalla verso il mare. E inoltre la parte Lucio Dalla sarà posizionato a suonare e le sue mani saranno come inizio di una propria canzone, e quindi anche questo non sarà fatto a caso. Sarà la fonderia Nolana di Nola in provincia di Napoli, officina artistica specializzata in opere scultoree da 4 generazioni, a realizzare il monumento di 1,85 m. Alla conferenza sono intervenuti il presidente dell'Umpli Antonino Laspina, il presidente dell'Umpli provinciale Giuseppe Sanfilippo, il capitano pilota Antonello Calabrese, il primo luogotenente Carmelo Savoca dell'aeronautica militare di Sigonella, il comandante della stazione dei carabinieri di Sant'Alfio, il luogotenente Salvatore Toscano e naturalmente il sindaco di Milo Alfio Cosentino. Milo appunto è stato eletto come residenza Franco Battiato e Lucio Dalla veniva sempre in estate qua a passare le sue vacanze, ma non solo in estate. E quindi un plauso alla Proloco che si è fatta promotrice di questa iniziativa e con in testa il presidente Alfredo Cavallaro, che sicuramente è riuscito con tenacia ad arrivare a questo punto. Quindi penso che questa cosa possa portare benessere al paese di Milo, perché chiaramente può rappresentare un momento di grande attrazione. Lo sport, con una notizia di calcio in casa, ACI Reale continuano i movimenti di mercato in entrata. Ufficiale l'arrivo del centrocampista Alessandro Cristiani, classe 1989, reduce della vittoria del campionato di Serie D con l'ACR Messina. Per Cristiani anche numerose presenze in Serie C con le maglie di Siena, Como e Benevento. E noi adesso chiudiamo dando uno sguardo alle previsioni meteo. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, le temperature oscilleranno tra i 21 e i 24 gradi, venti deboli, mare poco mosso. L'appuntamento con l'informazione di TG Reporter termina qui. Prossimo appuntamento con una nuova edizione in onda domani a partire dalle 13:40. Grazie per averci seguito.